Tutte e tutti, e grazie per aver accolto il nostro invito per questo secondo incontro che fa parte di un ciclo dedicato al Trattato del Quirinale, organizzato dal CESPI e dall'Ambasciata della Repubblica Francese in Italia. L'incontro ha l'obiettivo, quello di appunto dibattere sui nuovi scenari della regione del Mediterraneo, una regione che ricopre un ruolo centrale per l'azione politica europea e che appunto è al centro dei piani strategici sia della regione appunto mediterranea, che comprende il Nord Africa e il cosiddetto Medio Oriente, ma anche poi per un'azione del nostro paese, della Francia, ma anche appunto poi in maniera più generale. E a livello, diciamo, di unione appunto dell'Europa. In questo appunto secondo incontro andremo ad affrontare quello che è il Trattato del Quirinale e il suo focus nel Mediterraneo. Trattato che già nel primo articolo pone un'attenzione particolare a questa regione molto, molto strategica. Cito l'articolo giusto per avere una panoramica. L'articolo dice: riconoscendo che il Mediterraneo è il loro ambiente comune, le parti sviluppano sinergie e rafforzano il coordinamento sulle questioni che influiscono sulla sicurezza, sullo sviluppo socio-economico, sull'integrazione, sulla pace e sulla tutela dei diritti umani nella regione e sul contrasto dello sfruttamento della migrazione irregolare. Esse promuovono un utilizzo giusto e sostenibile delle risorse energetiche e si impegnano altresì a favorire un approccio comune europeo nelle politiche con il vicinato meridionale e orientale. Dunque, vediamo che i temi e il focus e gli interessi sono molteplici, molti di fatto si incrociano e di fatto molte volte sono delle questioni molto centrali, anche appunto naturalmente come dicevo precedentemente. Di particolare importanza per i nostri paesi. E cercheremo di affrontare le sfide appunto che la regione ci pone di fronte, come Italia, come Francia e come Europa, insieme appunto per diciamo, comprendere quali sono appunto i focus principali. E lo faremo insieme appunto ai nostri ospiti, alle nostre ospiti, che appunto ci daranno i loro punti di vista, che ci aiuteranno ad analizzare a 360 gradi, quale sfide e quale opportunità la regione possa offrire. Andando a presentare gli ospiti e le ospiti, inizio con l'onorevole Stefania Craxi, presidente della Commissione Esteri al Senato, il dottor Alfredo Conte, responsabile d'area del Ministero degli Affari Esteri, il dottor Raphael Dan, segretario degli Affari Esteri del Ministero degli Esteri della Repubblica di Francia. E poi i nostri esperti, inizio con il dottor Fabio Nicolucci, che è Press and Public Information Officer, esperto MAICI, è anche esperto dei MAICI per il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, missione EUCAP Sahel Mali, e Senior Gulf Analyst presso la NATO Defense College Foundation. Abbiamo poi il dottor Umberto Profazio, dottore di ricerca in Storie Internazionali. Ha scritto appunto una tesi, diciamo, sulla posizione internazionale della Libia nei primi anni dopo l'indipendenza. Da anni si occupa di Medio Oriente e Nord Africa, con particolare interesse per le aree di crisi. È analista anche per l'area Maghreb per la NATO Defense College e collabora con diverse riviste ed istituti internazionali. E non vorrei dilungarmi molto, ma mi sembra doveroso fare una nota introduttiva all'argomento di oggi. Ora, abbiamo di fronte una regione molto, come abbiamo detto, molto centrale, che tuttavia in questi ultimi anni ci ha dimostrato di essere una regione che ci pone davanti diverse sfide, sfide che sono di fatto, lasciatemi il termine un po' anche contemporaneo e molto in uso in questo periodo, intersezionali, no? Ovvero che un po' si penetra l'una con l'altra. Una regione che è complessa, ma non complessa soltanto per i suoi problemi, ma complessa perché ogni paese
che abbiamo di fronte ha una sua particolarità, al contrario di quanto molto spesso si dice di trattare, diciamo, il Mediterraneo, la zona del Medio Oriente e Nord Africa come un blocco di fatto monolitico, no? E ogni paese di fatto ha la sua complessità, ma anche la sua potenzialità. Di fatto, come abbiamo detto, le sfide sono molte. Vorrei partire da una che, a mio avviso, in questi ultimi periodi sta caratterizzando sia il dibattito pubblico europeo, ma anche il dibattito pubblico della regione, e che secondo me ricopre un'importanza e che fa da cardine anche agli altri fattori di interesse, che è la crisi, a mio avviso, climatica. La crisi climatica, che il trattato dedica una parte rispetto alla biodiversità, ad esempio alla protezione della biodiversità, alla necessità di anche diversificare diverse economie. Ecco, la crisi climatica è di fatto al centro, ed è una crisi che poi va a fungere da fattore, da collante alle altre sfide, appunto. La crisi climatica, che in questi ultimi anni abbiamo visto diversi paesi del Nord Africa hanno subito una forte migrazione interna, pensiamo ad esempio all'Algeria, all'Egitto, alla stessa Libia, ma anche alla Tunisia e il Marocco. E dunque che tale elemento di fatto contribuisce e all'instabilità a volte di tali paesi, ma anche ad una necessità di intervento all'interno degli stessi. Questo naturalmente da parte dell'Unione Europea e del nostro paese, dell'Italia e della Francia, deve appunto far concentrare gli sforzi soprattutto sulle politiche che appunto, soprattutto in questo periodo, visto anche gli stretti rapporti che si hanno con questa regione, penso all'Italia, alla vicinanza geografica con il Nord Africa, ci deve porre davanti, è quella di una promozione di un'economia innanzitutto diversificata, soprattutto per alcuni paesi, pensiamo all'Algeria e alla Libia, e con la promozione di fonti alternative e di sviluppo, ma anche dal punto di vista energetico. Naturalmente non è soltanto l'aspetto climatico il centro appunto della strategicità di questa regione. In quest'ultimo periodo abbiamo visto alcuni paesi, soprattutto dopo l'invasione russa in Ucraina, della crisi del grano. Abbiamo alcuni paesi che di fatto stanno soffrendo questa crisi. Penso innanzitutto alla Tunisia, che più del 50% è importatore di grano nella regione, grano e cereali in realtà, che arriva appunto dall'Ucraina e dalla Russia. Penso anche al Libano, che è un paese di fatto che importa quasi tutti i suoi prodotti, tra cui anche appunto questa importante risorsa, e all'Egitto, che proprio in questi ultimi periodi ha dovuto far fronte a diverse crisi legate al grano e che lo ha spinto poi ad affidarsi ad altri fornitori, ad esempio penso all'India. E, naturalmente poi tali criticità si riflettono a livello sociale all'interno di questi paesi. Appunto, avevamo detto che ogni paese ha la sua peculiarità interna e naturalmente si reagisce in maniera differente, e le dinamiche sociali devono essere appunto al centro poi del dibattito, dinamiche che già ce l'hanno dimostrato nel recente passato. Abbiamo visto come l'ultimo decennio sia stato caratterizzato da una forte mobilitazione popolare in diversi paesi della regione, se non nella loro totalità, anche se in diverse forme e con diversi risultati, e che tuttavia ci dovrebbe appunto far ragionare anche in un'ottica strategica e di relazioni bilaterali e multilaterali con tali paesi. In ultimo, sempre collegato alla crisi russo-ucraina e agli effetti che può avere nella regione, abbiamo visto in questi ultimi tempi che diversi paesi europei, tra cui l'Italia protagonista, hanno stretto diverse relazioni, soprattutto sul campo energetico. Pensiamo ad esempio al rapporto con l'Algeria, con la fornitura di gas, appunto, che
Proprio la scorsa settimana il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune era in visita a Roma, dove si sono stretti diversi accordi di cooperazione, non solo energetico naturalmente, ma che appunto vede questa regione molto più strategica di quanto si pensi. La vicinanza geografica, piuttosto che appunto le storiche relazioni che il nostro paese, ma anche la Francia, ha con i paesi dell'area, beh, ci devono far riflettere appunto su come sviluppare di fatto ed incrementare attraverso il Trattato del Quirinale poi una maggiore cooperazione e tra i nostri paesi e i paesi del Mediterraneo, ma anche a livello europeo, per una rinnovata strategia soprattutto e per leggere, a mio avviso, anche in maniera differente le sfide che ci si pongono davanti, le lezioni, diciamo, che il 2011 ha dato all'Europa sono state molteplici e che di fatto ci spingono a non abbassare di fatto la guardia e a guardare soprattutto con molta più attenzione le dinamiche sociali e interne all'interno di questo paese. Scusate il gioco di parole. E per iniziare il nostro incontro, io vorrei lasciare la parola all'onorevole Presidente della Commissione Esteri Senato, Stefania Craxi. E ringraziandola della sua presenza e di aver accolto il nostro invito. Prego. Grazie a voi per questi incontri molto opportuni su un tema che personalmente mi sta a cuore. Non c'è dubbio che il Trattato del Quirinale, che è appena stato ratificato dalla nostra Camera e che ho messo in agenda alla Commissione del Senato, verrà ratificato la settimana prossima, è uno strumento utile per rilanciare il rapporto bilaterale tra Italia e Francia. Però vorrei usare anche parole di franchezza, come si fa con alleati e popoli amici. Allora, intanto non bisogna farsi illusioni, chi pensa che questo trattato possa fare da contraltare o addirittura sostituire la relationship franco-tedesca, coltiva un'illusione. Quella è un rapporto tra due stati, è un rapporto storico, è un rapporto tra economie particolarmente integrate. E bisogna anche dire, sempre usando il linguaggio della verità, che non sempre il rapporto italo-francese è stato improntato alla collaborazione, anzi, più delle volte è sembrato un rapporto sbilanciato, per quello che tra l'altro durante il dibattito alla Camera dei Deputati si sono levate molte perplessità e preoccupazioni rispetto a questo trattato. I trattati, si sa, si scrivono, poi vanno riempiti di contenuti. Io penso che invece vada inteso come uno sviluppo proficuo nei rapporti tra i due paesi, ovviamente un rapporto che va bilanciato in un quadro di collaborazione sui temi comunitari e internazionali, specie sul tema del Mediterraneo allargato. Penso anche che sia un momento favorevole per sviluppare i temi che il trattato pone sul tavolo, appunto lei citava prima, dall'ambiente all'energia, alla difesa comune, ma io dico soprattutto sul tema mediterraneo, tanto più che la Commissione ha recentemente lanciato la sua agenda per il Mare Nostrum. Quindi io penso che il trattato sia una grande opportunità per provare a rilanciare un'agenda euromediterranea. Scontiamo naturalmente i fallimenti, che però devono essere anche lezioni del passato, dal processo di Barcellona all'Union pour le Méditerranée, tra l'altro a cui ero sottosegretario agli esteri, ora ho creduto e lavorato molto, fallita sotto i colpi delle primavere arabe. Ma non c'è dubbio che su questo tema una ritrovata sintonia di vedute tra Francia e Italia sia molto importante e per noi, diciamo, il Mediterraneo non è una scelta, non è un'opzione, ma è l'unica strada che abbiamo davanti. Tra l'altro, in un momento in cui la testa dei paesi NATO sarà molto rivolta all'est, la testa dell'America è da tempo rivolta all'Indo-Pacifico e da questa regione, ahimè, hanno più volte dato segnali di volersi ritrarre, si sono già in parte ritratti. Il Mediterraneo resta per noi il focus centrale, non solo guardandolo, diciamo, come tema securitario, perché da lì ci vengono poste le grandi sfide per la nostra sicurezza, delle grandi immigrazioni incontrollate.
che vengono tutte da lì, al tema anche del terrorismo che ha una recrudescenza, e dopodiché stiamo, come lei diceva prima, la crisi alimentare, la crisi che si riverbera sul costo del pane, dei cereali, quindi del pane. Ricordo che è stata anche alla base della crisi delle primavere arabe a suo tempo, rischiano di provocare fenomeni immigratori incontrollati, grande instabilità della regione, quindi noi abbiamo, come dire, non un'opzione ma un dovere di occuparsi. In questi anni purtroppo abbiamo un po' da un lato abbandonato l'agenda mediterranea, dall'altra proprio in quell'area tra Francia e Italia ci siamo fatti una concorrenza difendendo interessi diversi in modo un po' disordinato, col risultato che nella regione mediterranea oggi sono gli attori strategici, diciamo, che sono entrati dalla Russia alla Turchia, agli Emirati Arabi, e noi ci siamo in qualche modo, cioè, parliamo anche di una sconfitta. È inutile citare la Libia, ma la Libia, dove Francia e Italia hanno operato in concorrenza, mi consento di dire, anche un po' sleale, il risultato finale è stato, da fronti diversi, ma il risultato finale è stato una sconfitta per entrambi. Io credo che da queste lezioni del passato noi dobbiamo trarre spunto, e soprattutto, come dire, utilizzare da ora in poi un approccio diverso. L'altra cosa che dobbiamo evitare di fare è leggere l'area mediterranea solamente in termini di approccio securitario. Io credo che il Mediterraneo, se noi riusciamo a coordinare Italia e Francia, imporre un'agenda europea di supporto allo sviluppo, ci sono molte tematiche da cui anche i paesi delle due sponde possono guadagnare. Ne cito una importante, che sono le infrastrutture sottomarine. Noi siamo indietrissimo nelle infrastrutture sottomarine, ma se riuscissimo a coinvolgere in un rapporto strutturato i paesi della sponda sud, sarebbe un'opportunità enorme per l'Europa. Ricordo che nelle infrastrutture sottomarine passano milioni di dati, si potrebbe creare fare dell'Europa un hub digitale, e il nostro paese, per posizione geografica e storica, potrebbe avere una grandissima opportunità di sviluppo, appunto, di concerto con quei paesi. Noi in questi anni, ripeto, ci siamo molto ritratti, abbiamo molto sottovalutato il conflitto intra-arabo, che tra l'altro oggi è, come dire, è molto grave, anche il conflitto intra-sunnita. Non abbiamo saputo leggere al fondo questi fenomeni. Io credo che una cooperazione strutturata, e ribadisco, bilanciata tra Italia e Francia nella regione, per stabilire la regione mediterranea, veramente ci darebbe un sacco di opportunità. Anche, come dire, il tema del diversificare il nostro approvvigionamento energetico fatto insieme avrebbe molto un senso in questa regione. Il percorso non sarà semplice, però bisogna che Italia e Francia lavorino insieme per fare di quella regione un'opportunità, quella regione che François Mitterrand, con un'espressione seducente, definiva una comunità di destini. Grazie. Presidente, in realtà ci sono tantissimi spunti che sì. Prima di passare la parola, volevo soffermarmi proprio sulle infrastrutture sottomarine, che proprio nell'ultima settimana, nell'incontro tra il presidente Mattarella e poi anche con il presidente Draghi e Abdelmadjid Tebboune dell'Algeria, si è di fatto riattivato il vecchio progetto del cavo sottomarino che doveva collegare e dovrebbe collegare la Sardegna con la regione di Shamia in Algeria. E in questo senso le do appunto pienamente ragione su questo focus che ha dato, come appunto è corretto a mio avviso rimarcare il fatto sulla
sull'approccio un po' emergenziale, sulle sfide che ci hanno posto davanti il Mediterraneo. L'abbiamo visto con la migrazione innanzitutto, dove siamo stati molto, diciamo, come Italia, molto protagonisti, ma anche sulla lotta al terrorismo e nell'avere poi a che fare, soprattutto nei contesti di crisi, penso alla Libia, nel, appunto, nella relazione con alcuni attori politici della regione, che appunto poi gli eventi che hanno caratterizzato il Nord Africa e il Medio Oriente nell'ultimo decennio ci hanno poi messo di fronte, pensa ad esempio ai movimenti islamisti moderati, e penso anche a questa, diciamo, in un certo senso non comprensione di alcune dinamiche politiche che sono proprie della regione. E voglio lasciare, per non dilungarmi troppo, la parola invece al dottor Alfredo Conte del Ministero degli Esteri italiano. Dottor Conte. Grazie molte. Cespi del gentile invito, è stato un piacere, un onore accettarlo, è un privilegio e anche una responsabilità adesso far seguire le mie parole a quelle della Presidente Craxi, che ha tenuto a usare il linguaggio della verità. Come lei ha detto, io porterò quello della diplomazia, che non è, a dispetto di quello che si possa pensare, il linguaggio della menzogna o quello della doppiezza, ma è sempre la verità, cercando di smussare un po' gli angoli, mettiamola in questi termini. E comunque la Presidente Grazia ha detto delle cose che appunto io sottoscrivo in pieno, a iniziare da quella sua considerazione iniziale sul Trattato del Quirinale, che non può e non deve avere l'ambizione di soppiantare o di rivaleggiare con altri strumenti di collaborazione che la Francia ha con altri paesi alleati, né credo che sarebbe velleitario per l'Italia anche sentirsi in una competizione che invece deve essere uno spirito di cooperazione, nella consapevolezza poi dei limiti che ciascun ruolo e ciascuna collaborazione, ciascuno strumento può avere. Fatta questa premessa, io però devo anche aggiungere, dall'ottica poi dell'operatore, ovvero di qualcuno che col Trattato del Quirinale ci lavora, che è uno strumento che in effetti sta dando, come si dice un po' nel linguaggio trito dei comunicati stampa, un rinnovato impulso, ma lavoriamo con i nostri amici francesi molto più e molto più assiduamente, molto più assiduamente e anche più efficacemente di prima. C'è uno spirito di apertura di cui mi davano conferma anche i colleghi dell'ambasciata italiana a Parigi, e me lo davano perché io stesso a Parigi sono stato più volte nelle ultime settimane, nello spirito del Trattato del Quirinale, ma diciamo che poi, e questo me lo raccontavano anche ambasciatori di più lungo corso, in realtà non si avvertiva fino a qualche anno fa l'esigenza di un trattato, perché Italia e Francia pensavano, forse sbagliando, di non doverne avere bisogno. Ora, diciamo, il trattato c'è e fornisce un quadro di riferimento molto importante, molto utile, che è nel nostro interesse sfruttare appieno, appunto, senza poi cadere vittime o credere troppo alla nostra retorica, ma appunto prendendo comunque atto e attingendo a tutto il potenziale di apertura e di disponibilità a lavorare insieme degli amici francesi. Sicuramente questo è particolarmente necessario ed è particolarmente importante in una regione come quella del Mediterraneo, che insomma un po' per gli imperativi della geografia e anche, se vogliamo, quelli della storia, per l'Italia è una responsabilità diretta e immediata. Lo è anche per la Francia, in misura diversa, perché appunto diversa è la collocazione geografica, diversa anche la storia di questo grande paese. E però insieme possiamo fare molte cose confidiamo utili per la regione. Non è sempre stato così, appunto, anche nel passato recente, la Presidente Craxi si è soffermata su alcuni esempi, quindi non ci ritornerò io, però stiamo veramente provando
a mettere il passato, o meglio, ad apprendere dal passato delle lezioni utili per non ricadere in certi errori. Sicuramente la Libia è uno di questi esempi. Ora, sulla Libia appunto ci siamo confrontati spesso e volentieri con la Francia. Non direi che la vediamo esattamente allo stesso modo, perché appunto questa sarebbe una non verità e dobbiamo rifuggire appunto da ipocrisie di circostanza. Abbiamo visioni parzialmente divergenti che se le dovessi illustrare io, appunto, poi magari Raffaele, che interverrà dopo di me, offrirà il punto di vista di Parigi. Nella nostra ottica, diciamo che i nostri amici francesi tendono a cercare per i problemi complessi come quelli che attanagliano la Libia soluzioni troppo rapide, che quindi mal si attagliano, diciamo, alla complessità delle questioni che affliggono la Libia. Detto questo, di sicuro non possiamo risolvere questi problemi se non lavorando insieme, lavorando innanzitutto Italia e Francia, ma poi anche con altri partners, in primis la Germania e altri partners internazionali sulla Libia. Sicuramente resta indispensabile il ruolo degli Stati Uniti, dello stesso Regno Unito, di attori regionali di primo luogo, di primo rilievo come la Turchia e l'Egitto, in una certa misura gli stessi paesi del Golfo a cui faceva riferimento il presidente Craxi, come gli Emirati Arabi Uniti e lo stesso Qatar hanno un ruolo rilevante. Bisogna tenere presente anche il fattore Russia, che è presente indirettamente, anche se loro continuano a negare che si tratti di una loro presenza o di una presenza influenzabile con il gruppo Wagner, però ci sono, e la Russia oltretutto siede anche in Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per cui resta un protagonista di cui non si può non tenere conto. Dicevo, i problemi della Libia sono annosi ormai, sono molto complessi, non sono immaginabili soluzioni semplici, però noi non dobbiamo perdere né la speranza, né l'ottimismo, né la determinazione a lavorare per una loro soluzione, ed è quello appunto a cui siamo impegnati a fare con la Francia, e dicevo che il Trattato del Quirinale da questo punto di vista ci dà sicuramente una mano. Poi volevo rammentare un altro paese della Tunisia che è particolarmente noto e caro anche al presidente Craxi, che è la Tunisia. La Tunisia è un paese non meno importante, è più piccolo sicuramente e quindi meno ricco di risorse, soprattutto di risorse naturali. Qui incidentalmente appunto basti pensare al potenziale di risorse energetiche a cui potremmo attingere in Libia, se solo la Libia fosse un paese seriamente avviato verso una prospettiva di stabilizzazione, cosa che purtroppo per il momento non è. La Tunisia però è un paese molto importante per noi, perché l'instabilità in Tunisia ha ripercussioni immediate anche in termini, bisogna dirlo, di flussi migratori e direttamente sul nostro paese, più direttamente che sulla Francia. Devo dire che la sintonia con Parigi sull'urgenza della questione libica è massima, e noi condividiamo veramente un punto di vista che è un punto di vista di grande preoccupazione per la condizione in cui versa il paese, per questo stallo, per questa crisi politico-istituzionale della quale speriamo che si riesca a venire a capo con questa roadmap che ha introdotto il presidente alla fine dell'anno scorso. Diciamo che gli ultimi segnali non sono dei più incoraggianti, anzi c'è più motivo di preoccupazione che motivo di essere speranzosi o di essere ottimisti. Ciononostante bisogna, la prospettiva migliore almeno, o la meno peggiore, è quella della roadmap, per cui noi confidiamo che si proceda in questo percorso attraverso un primo referendum costituzionale seguito poi da elezioni a fine anno, e le autorità tunisine sanno di poter contare sul sostegno di Italia e Francia, anche se non è un sostegno acritico, perché appunto a fronte di iniziative più o meno recenti che sollevano molte perplessità, noi non manchiamo sollevare queste perplessità con i tunisini, anche se il più delle volte preferiamo farlo appunto attraverso i canali diplomatici piuttosto che quelli della public diplomacy, che
più delle volte possono essere poco utili se non controproducenti. Poi è stato ricordato prima anche un tema, il tema del clima, che è un tema molto importante. Io vorrei abbinare a quello il discorso delle risorse, perché è un discorso che ha portato prepotentemente alla ribalta, insomma, la regione. Appunto, pensiamo all'Algeria, alla visita appunto di Stato del Presidente algerino in Italia, che sarà seguita poi a luglio dalla visita del Presidente Draghi per il vertice intergovernativo. Ecco, una cosa è molto importante per noi aver presente e far presente anche ai partner della regione. Il discorso delle risorse di cui questi paesi sono ricchi, lo dicevo anche a proposito della Libia, è un qualcosa che però deve andare nell'interesse anche degli stessi paesi che ne sono beneficiari e depositari. Cioè, noi non possiamo impostare le relazioni per la nostra sicurezza energetica secondo una logica di sfruttamento, una logica predatoria. Ripeteremo appunto gli errori del passato coloniale, dal quale giustamente quei paesi vogliono affrancarsi e che noi vorremmo conservare all'archivio delle pagine tristi o meno gloriose della nostra storia. Ed è lì appunto che Italia, sottolineo soprattutto Italia, ma forse Italia e Francia insieme, possono lavorare in positivo, perché le nostre aziende, i nostri paesi hanno della tecnologia che possono offrire, tecnologia appunto per le energie rinnovabili e anche sulle rinnovabili, in particolare sull'idrogeno verde, che la collaborazione con l'Algeria può trovare degli sbocchi molto positivi per l'Algeria, per il trattamento anche dell'acqua e quindi per cercare di mitigare uno dei drammi emergenti, quello della siccità e della sempre maggiore scarsità delle risorse idriche. E quindi è lì che l'Europa e l'Italia e la Francia possono fare molto per mobilitare l'Europa, possono presentarsi come appunto dei partners sinceri e autentici che offrano soluzioni, come si suol dire, win-win, e quindi dalle quali attrarre beneficio non saremo solo noi, le nostre famiglie, le nostre aziende, che pure hanno un discreto bisogno appunto di poter attingere alle forniture algerine oppure libiche oppure egiziane, per non dipendere esclusivamente da quelle provenienti da gasdotti e oleodotti russi. E quindi ecco, un altro tema molto importante è quello della sicurezza alimentare. Anche questa è una conseguenza dell'aggressione della Russia in Ucraina, su cui l'Italia intende essere in prima linea. E forse lo sapete, il ministro Di Maio ha convocato una riunione ministeriale per la settimana prossima, esattamente per l'8 di giugno, dedicata appunto alla sicurezza alimentare nel Mediterraneo, con la partecipazione di rappresentanti dei vari governi della regione. Insomma, è un'iniziativa nella quale siamo soprattutto in collaborazione con la Germania, che è la presidenza di turno del G7, ma anche con la Francia, e credo che una lettera sia stata indirizzata alla neonominata ministra degli esteri, l'ambasciatrice Colonna, proprio qualche giorno fa, per far sì che la Francia sia presente a questo importante appuntamento. Non vorrei dimenticare delle tante aree di crisi della regione: il conflitto israelo-palestinese, che veramente rischia di passare neppure in secondo ma in terzo piano, dove Italia e Francia sono molto impegnate per cercare di sostenere l'autorità palestinese e di tenere viva una prospettiva di soluzione diplomatica, che entrambi siamo convinti sia l'unica soluzione sostenibile, ovvero quello di due stati, sebbene appunto la condizione attuale sul terreno non induca a particolare ottimismo. E per concludere il mio intervento su una nota di ottimismo, vorrei anche dire che appunto la regione è una regione contraddistinta più da aree di crisi che non appunto di soluzione dei conflitti più o meno annosi che la contraddistinguono, però è un'area anche dove si registra negli ultimi tempi un dinamismo che giustifica un certo, quantomeno un certo interesse, e soprattutto sono in corso tentativi di sgelo, di riavvicinamento, di dialogo tra paesi che fino a non molto tempo fa
non si parlavano, e noi diplomatici sappiamo bene che la condizione peggiore e la più preoccupante è quella di paesi che smettono di parlarsi. Pensiamo a quello che accade ad esempio a ovest tra Algeria e Marocco. Invece a est appunto ci sono dei segnali di riavvicinamento, ad esempio tra la Turchia e tutta una serie di attori regionali, la Turchia soprattutto, l'Arabia Saudita, la Turchia e gli Emirati Arabi Uniti, la Turchia e Israele, la Turchia e l'Egitto. Ecco, con l'Egitto, per motivi che non c'è bisogno di spiegare, l'Italia ha serie difficoltà adesso sul piano bilaterale, difficoltà che non ha la Francia. L'Italia invece ha relazioni particolarmente proficue, particolarmente positive con la Turchia. Questa forse è un'area in cui, lancio lì un suggerimento più da think tanker che da diplomatico, potrebbero mettere a fattor comune le proprie buone relazioni, noi con la Turchia e la Francia con l'Egitto, per innescare una dinamica di collaborazione nel Mediterraneo, perché il nostro obiettivo, quello della politica estera italiana nel Mediterraneo, resta sempre quello di tessere una rete di rapporti cooperativi sul piano multilaterale, quello che una volta si chiamava la Helsinki del Mediterraneo, che purtroppo appunto stenta a vedere la luce, e chissà che in un avvenire non troppo lontano, appunto grazie all'impegno di Italia e Francia, non si riesca a creare le condizioni per avverare finalmente questa visione. E qui mi fermo. Dottor Conte, anche qui spunti molto interessanti, e soprattutto il riferimento a cui aveva anche accennato la Presidente Craxi sulla lacerazione dei rapporti intrasunniti, ad esempio pensiamo appunto alla polarizzazione che si era consumata insomma adesso sembra che stia rientrando in un certo senso in una più o meno stabilità politica tra il Qatar e la Turchia, con Emirati e Egitto e Arabia Saudita dall'altra parte. Una polarizzazione che poi ha anche influenzato altre aree della regione. Pensiamo ad esempio alla Libia, è stato già ricordato che appunto questa più ampia polarizzazione regionale ha sia esacerbato il conflitto in un certo senso, ma anche favorito dall'altro l'inserimento di altre potenze non proprio regionali ma internazionali. Pensiamo al ruolo della Russia all'interno del conflitto libico, ha ricordato proprio il dottor Conte il ruolo dei Wagner nel conflitto. E naturalmente l'Italia, la Francia e più in generale l'Europa si sono trovate un po' in difficoltà sotto alcuni punti di vista, soprattutto sulla sicurezza, ma anche sotto il punto di vista appunto poi delle emergenze che si sono venute a creare. E naturalmente dal lato francese la Francia ha giocato un ruolo centrale nel promuovere anche diverse iniziative all'interno della regione, ha ricordato appunto il ruolo all'interno del conflitto israelo-palestinese, anche in un dialogo diciamo con l'Egitto in un certo senso, e naturalmente appunto anche nel promuovere iniziative ben più ampie. Pensa addirittura al Gas Forum, ad esempio, del Mediterraneo orientale. E senza dilungarmi troppo, io vorrei lasciare la parola al nostro ospite, che appunto insieme il CESPI, insieme all'ambasciata di Francia, ha organizzato questo evento, e quindi appunto lascerei la parola direttamente a Raphael Dang. Grazie per essere con noi e aver accolto il nostro invito. Grazie a voi, grazie al CESPI per coorganizzare questo evento. Penso che sia assolutamente essenziale avere un dialogo su questi soggetti, e sono molto felice e molto onorato di essere invitato a parlare oggi e anche a parlare dopo la Presidente Craxi e l'Ambasciatore Conte, che saluto e a chi do anche il saluto dell'Ambasciatore. Prima vorrei dire forse una parola, perché ci sono stati anche discorsi sul Trattato del Quirinale rispetto
all'importanza del trattato nelle relazioni tra paesi europei e in particolare tra Francia Italia e Francia Germania. Io credo che il trattato del Quirinale, l'ambasciatore Conte l'ha detto molto meglio di me, ma il trattato del Quirinale non solamente uno strumento che dà un'accelerazione tra i rapporti Francia-Italia, e io posso dare il mio piccolo testimonio che tutti i direttori degli affari politici del Quai d'Orsay hanno fatto consultazioni con direttori italiani e in una larga maggioranza sono venuti in persona a Roma anche in tempi quando la pandemia si faceva più forte e quindi era più difficile per loro di viaggiare. E poi dopo quello viene la seconda idea, che il trattato del Quirinale è un metodo non solo per essere d'accordo, è un metodo per fare cose insieme. E c'è una differenza, e penso che sia stato per troppo lontano l'idea, forse al Quai d'Orsay, non so per la Farnesina, ma al Quai d'Orsay ne sono sicuro, che comunque, perché siamo d'accordo su tanti soggetti, allora parlare tra di noi in modo bilaterale dei soggetti internazionali non era la priorità. E secondo me quella è stata ovviamente un errore, dobbiamo iniziare a fare più cose insieme. E quando, per quanto riguarda il Mediterraneo, quello è verissimo. Vari interlocutori hanno parlato del trattato e di ciò che riguarda il Mediterraneo nel trattato, quindi il terzo paragrafo infatti del trattato che è venuto citato, anche voi avete tutti parlato dell'ambiente, dell'importanza di lottare contro il cambiamento climatico, di assicurare la biodiversità. Tutto questo viene molto dettagliato nel trattato e nel piano di attuazione del trattato, e in particolare per l'ambiente, la parte 6, dove si legge che dobbiamo fare di più per assicurare la biodiversità marina con obiettivi precisi, avere per le imprese la neutralità carbone, avere iniziative come Westmed, come MedExplore. Quindi sono azioni concrete, sono azioni concrete. E poi, per andare un po' più avanti, penso, e anche ascoltando le altre intervenzioni, che ci sia davvero una convergenza sull'approccio generale che dobbiamo avere sul Mediterraneo, e sarà il mio primo punto, e forse con quattro piccoli sottopunti. Primo, penso che condividiamo questo approccio globale, completo, come dicono gli americani, holistic, della regione. Dobbiamo lavorare sull'ambiente, dobbiamo lavorare sulla sicurezza, le migrazioni sono menzionate nel trattato anche, dobbiamo lavorare sull'educazione, sulla cultura, sulla protezione del patrimonio, quindi una visione globale su tutti i soggetti. Ciò che vuol dire una visione anche con tutti gli attori. Si tratta di parlare con gli stati, si tratta di parlare con la società civile, si tratta di opportunità per la gioventù di questi paesi, e credo che ci sia una continuità assolutamente chiara tra i discorsi del presidente Macron durante il vertice delle due rive e poi al foro delle due rive di febbraio, e ciò che viene scritto nel Trattato del Quirinale e il suo piano di attuazione. Perché si tratta, il mio terzo piccolino punto, di una relazione rinnovata. Ovviamente la storia, la geografia gioca in vari sensi per le relazioni tra europei e altri paesi della riva sud del Mediterraneo, e dobbiamo lavorare su una relazione nuova. Quindi basate su un approccio, diciamo, per rispondere ai crisi, lotta al terrorismo, migrazione, problemi economici, ma anche un approccio positivo. E per quello mi riferisco anche a ciò che ha detto così giustamente l'ambasciatore Conte, che dobbiamo vedere anche le opportunità.
opportunità, sia dico che basandosi sul potenziale della gioventù dei paesi del Mediterraneo. Ho già parlato lunghissimo della regione, ma vorrei dire anche qualche parole sugli aspetti più di sicurezza, diciamo, e la stabilità regionale. È stata discussa infatti la crisi alimentare, che ovviamente viene come un problema prioritario e pone il rischio di non avere la stabilità nella regione. Per quello c'è un'iniziativa italiana che stiamo seguendo ovviamente con grande attenzione. La Germania ha preso anche iniziativa dentro il G7 e noi abbiamo proposto questa iniziativa portata dalle nostre autorità, che si chiama FARM e che infatti si sofferma su vari aspetti della crisi alimentare, quindi i mercati, ovviamente la questione di avere di sostegno per questi paesi e trovare soluzioni insieme per limitare le conseguenze della guerra russa in Ucraina. Passo al secondo punto, perché la guerra in Ucraina anche pone due altre questioni per noi nel Mediterraneo. Prima, credo che diventa molto concreta la questione di essere attenti alle ingerenze, alle presenze sia militari sia di influenze politiche nella regione, nel Mediterraneo se stesso. E vediamo bene che c'è questo gioco che adesso diventa molto concreto, e credo che Francia e Italia abbiano non solamente un interesse ma anche una responsabilità per l'Europa di essere molto attenti a ciò che succederà nel Mediterraneo a livello di sicurezza nelle prossime settimane. E poi il secondo soggetto per noi è di essere in capacità di convincere i paesi della regione di essere, diciamo, sensibili agli argomenti europei sull'importanza di questa guerra e ciò che vuol dire l'aggressione russa in questi tempi in Ucraina, ovviamente a livello umanitariano, ma anche a livello politico e come violazione del diritto internazionale. E credo che sia ancora una sfida per noi di essere in modo di spiegare insieme, di convincere gli interlocutori su quello. Vorrei dire forse una o due parole sulla Libia in modo più particolare. Ovviamente per noi la Libia, come per l'Italia, è una priorità, è un dossier prioritario e credo che su quello, come l'ha detto benissimo il direttore, abbiamo punti, direi, abbiamo piccoline differenze sul metodo, perché però la cosa importante secondo me è di ricordarci che siamo d'accordo su due cose, che sono l'analisi e gli obiettivi. Gli obiettivi sono comuni alla Francia e all'Italia. Vogliamo la stabilità in Libia, vogliamo che il cessato il fuoco venga rispettato in modo durabile, vogliamo anche elezioni con un processo quadrato e la possibilità di avere elezioni nazionali. Non vogliamo la partizione del paese. Quindi abbiamo grandi obiettivi comuni. Abbiamo anche un'analisi comune che adesso siamo in una situazione un po' preoccupante. C'era la speranza di avere un processo politico che viene al suo termine, adesso siamo in una situazione un po' più difficile. Ma l'altra cosa importante è di lavorare insieme, e io posso dire al mio piccolino livello, visto che in un certo modo, in una certa misura, abbiamo avuto differenze sulla Libia, ma che anche il dossier sul quale abbiamo iniziato a anticipare, a fare il Trattato del Quirinale e la sua attuazione prima del Trattato del Quirinale. Perché nel 2019 abbiamo iniziato di nuovo a lavorare mano in mano insieme, e secondo me è stato molto fruttuoso e possiamo ancora giocare un ruolo importante in appoggio alla Libia per ritrovare questa stabilità.
Sulla Tunisia penso che l'ambasciatore ha detto tutto, abbia detto tutto e poi siamo sulla stessa linea, c'è una grande convergenza, quindi non direi di più su quel soggetto, ma semplicemente per concludere e come parola finale, di avere in mente questo potenziale, quello del Mediterraneo, di lavorare con i nostri partner in una relazione rinnovata e anche questo potenziale particolare del Trattato del Quirinale che dà la possibilità di fare queste azioni concrete insieme. Abbiamo parlato della dimensione europea, abbiamo parlato e scritto nel piano di attuazione di un patto mediterraneo che sarebbe portato prima con un coordinamento Francia-Italia e poi a livello europeo, e credo che sia una formidabile opportunità che dobbiamo utilizzare per fare le cose un po' migliori nella regione. Grazie. E anche qui diversi spunti, ma mi vorrei focalizzare appunto per poi fare un ponte con adesso passiamo diciamo la parola agli esperti, ma sulla Libia, che di fatto non è la Libia soltanto in sé che raccoglie poi le sfide, ma anche ciò che è vicino alla Libia. Pensiamo ad esempio appunto ai temi della migrazione come della sicurezza. Proprio alcuni giorni fa vi era un articolo pubblicato su uno appunto degli istituti internazionali che parlava della sicurezza e della, diciamo, una sorta di stabilità per esempio in Algeria, sul fatto che alcuni gruppi diciamo legati all'Islam politico radicale fondamentalista avevano allentato un po' la pressione all'interno del paese, però aumentando di fatto la loro presenza in una regione molto più cruciale, legata soprattutto ecco, a questi due aspetti, ma non solo, che era quello della migrazione e della appunto sicurezza. Sto parlando della regione subsahariana, no? Legata appunto a quella che poi definita il Sahel, una regione diciamo che anche nell'ultimo periodo è stata diciamo caratterizzata da diversi cambiamenti non proprio positivi per diversi dei paesi, il Chad ad esempio, ma come anche il Mali, e che secondo noi sono strettamente poi collegate a tutti quei fenomeni che interessano e l'area in particolare, quindi il Sahel, ma e anche la regione del Nord Africa, e di conseguenza diciamo un po' a cascata, anche se non è poi così meccanica il processo, anche i paesi europei, soprattutto considerando il periodo e anche soprattutto sotto il punto di vista della migrazione. Abbiamo oggi qui probabilmente uno dei maggiori esperti della regione, è il dottor Fabio Nicolucci, al quale do il benvenuto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. La parola a lei, dottore. Buongiorno, grazie molte dell'invito. Sahel in arabo vuol dire costa, limite, quindi questo già dà il senso di intanto una denominazione neocoloniale, perché le parole hanno una loro importanza, e di uno sguardo che noi rivolgiamo a questa regione importantissima, che ha in realtà un interesse. Loro si risentono molto quando si parla di profondità strategica del Sahel rispetto al Mediterraneo, perché loro si sentono in realtà invece la profondità strategica dell'Africa nera anche molto spesso. Quindi quando noi affrontiamo con uno sguardo che deve essere rinnovato queste regioni, dobbiamo essere consapevoli che c'è tutta una storia. Questo lo dico perché si è parlato, l'ha detto l'ambasciatore Conte, l'ha detto la Presidente Craxi, ma anche l'esponente dell'ambasciata francese, non si capisce bene perché è stato fatto il Trattato del Quirinale. E allora io so, rispettando il lavoro dei diplomatici, che è preziosissimo, che quando si fa un trattato è perché è necessario. Quindi evidentemente era necessario un trattato, perché
Senza dilungarmi molto, perché voglio invece raccontarvi un pochino del Sahel, del Mali e di questa regione, a mio modesto modo di vedere, è vero da un certo punto di vista che non fosse necessario, perché lo sguardo verso gli affari europei, cioè verso la famiglia, essendo noi cugini, era identico, anche identitario. Ma era uno sguardo strabico, perché quando si rivolgeva all'estero, esso divergeva. Lo sguardo invece era di quello di due cugini che lottano, scusatemi la parafrasi, un po' come per la stessa ragazza, insomma, molto in competizione. Quindi il Trattato del Quirinale è assolutamente opportuno e prezioso, lo sta già, quindi merita non solo un seminario, ma merita anche un approfondimento politico, perché, rende la possibilità di mettere degli occhiali, ecco, degli occhiali nuovi per correggere questo sguardo. Naturalmente tutto sta poi come si indossano, se si indossa con le lenti giuste, e qua vorrei dare un piccolo contributo. Quindi per quanto riguarda la politica intra UE, forse sicuramente non è necessario, anche se poi le cose è sempre meglio scriverle che lasciarle dette, perché scriverle leva l'implicito, il non detto, o restringe il campo del non detto. Ma era soprattutto molto utile per l'opposto, dove io invece lì mi permetto un po' di sentire dalla rappresentazione diplomatica, in questo caso fatta dal rappresentante dell'ambasciata francese, a mio modesto modo di vedere, in particolare sulla Libia, dove in realtà poi c'è stato, quindi era molto necessario. Ora, perché si è arrivato, quindi gli obiettivi erano diversi, non solo, ma anche l'analisi secondo me rimane ancora un po' diversa. Io mi ritengo che sia arrivato il tempo di fare un'analisi condivisa per tante ragioni, perché il Sahel è una regione esplosiva per tante ragioni, sono state dette alcune di quelle future che si vedono cambiamenti, non solo securitarie, ma sono anche però sono tutte poi securitarie. Sapete, io mi sono laureato dopo la letteratura italiana, sono andato in Inghilterra a fare un MPhil su la CSCM, che era un'idea secondo me bellissima, cioè Helsinki una dimensione Helsinki nel Mediterraneo sulla scorta della CSC europea, che era un'idea bellissima del defunto e l'impianto, almeno su questo punto, ministro degli esteri De Michelis, con cui io poi ho scritto una tesi su questa dimensione strategica, secondo me è ancora necessaria, che dobbiamo inseguire, la cui difficoltà è nel multilateralismo, essendoci così tante crisi, ma che è anche poi la risorsa più preziosa per risolvere questo. Quindi il Trattato del Quirinale, seppur bilaterale, comincia ad andare in quella direzione, riprende quel discorso che poi è stato interpretato dopo l'Unione per il Mediterraneo, tutte cose fallite, però tentativi che poi hanno lasciato un segno e soprattutto un senso di urgenza. E oggi ci troviamo nel Sahel, allora è importante, secondo me, partire da una giusta analisi. In pillole vi dico qual è la mia visione. Io sono da 3 anni che lavoro a Bamako in una missione europea di sicurezza, della sicurezza comune, politica estera di sicurezza comune, missione francese, diciamo, quindi diciamo non solo lavoriamo in francese, ma lavoriamo con una direzione politica dove la Francia è il paese più forte in termini di contributi, di necessità. Quello che vedo dalla mia missione a Bamako, naturalmente queste cose rimangono, sono private, dette non nella mia capacità di analista della missione o del servizio esterno, ma come contribuzione a un dibattito interno, insomma, e quindi non rappresentano la missione, ovviamente, che è a guida francese. E quello che ho potuto verificare, diciamo, l'idea che mi sono fatta è che si è andato in crisi un rapporto sentimentale tra la Francia e l'Africa, ma non solo tra la Francia e l'Africa, tra l'Europa e l'Africa. Nell'Africa dell'Ovest questo è massimamente imputato alla Francia, anche con qualche ingiustizia, devo dire, perché quando i maliani dicono tutto il suo contrario, cioè ci avete abbandonato ma siete troppo intrusivi, diciamo, è proprio esattamente un litigio in famiglia che si consuma, è esattamente quando uno c'è troppo e troppo poco, uno non può essere tutte e due le cose, è indice di un rapporto sentimentale che si è incrinato. E la Francia ne porta il peso, ma questo riguarda tutta l'Europa. È l'Europa che ha rotto, dove si è consumato, logorato forse un rapporto sentimentale con l'Africa. In questo logoramento si è creato un vuoto, scusate la schematicità per non annoiarvi, ma naturalmente sono a disposizione di chiunque per approfondire successivamente.
sono temi che mi interessano molto. In questo vuoto è stato riempito da che cosa? Innanzitutto da un populismo africano, cioè a un certo punto il modello anche democratico che noi giustamente promuovevamo è stato visto come troppo lungo, inefficace, c'è stata una rincorsa all'uomo forte, sono temi indigeni e endogeni, voglio dire, non esportati. Bisogna stare molto attenti su questo. È una cultura politica russa, autoritaria, che però diciamo è servita come esempio, anche perché poi sotto o sopra o accanto al rapporto forte della Francia con questi paesi c'era anche quello dell'Unione Sovietica. Allora il Mali era nella... sono vecchie linee di faglia che riaffiorano, a cui ci si rifà in mancanza di altre soluzioni. E questo è valido per il Mali, è stato valido per il Burkina Faso. Insomma, in tutta questa fase, di fronte alla complessità dei problemi e di fronte alla rottura di questo rapporto sentimentale, non si è ricorso più, non si è stati più nemmeno capaci di ricorrere anche all'aiuto. Penso a Barkhan, 5.500 soldati con il grande sacrificio di 60 morti soldati francesi nella lotta al jihadismo, con una certa irriconoscenza, sono stati definiti inutili, controproducenti, e si è cercata la soluzione dell'uomo forte. Ora oggi abbiamo un golpe, il secondo golpe in Burkina Faso, il secondo golpe in Mali, il Senegal, che è il paese più forte, più strutturato da questo punto di vista, anche con più tradizioni, le situazioni non è grave, c'è anche in Ghana, in Guinea Conakry, cioè, 3 su 5 diciamo degli stati della regione sono oramai fuori dal campo democratico. Il Chad non sta bene, il Niger non si sente nemmeno tanto bene nelle zone di confine. Insomma, un collasso a cui, regionale, a cui localmente è stato riempito da un populismo all'africana, diciamo, per un sovranismo all'africana, permettetemi questa semplificazione. Ed è lì che viene l'alleanza con la Russia, col Wagner, diciamo è successivo. Ecco, per semplificare, non è Wagner che crea la domanda, ma Wagner viene cercato con una risposta. E tutti gli altri attori esterni, fra cui la Cina, la cui Cina sta giocando la sua partita all'africana alla grande, su tempi molto lunghi, in modo molto diverso. Se voi guardate un aereo che va non dal Mediterraneo alle prime stazioni, che ci vogliono 2 voli per arrivare in Africa nel Sahel, ma quello da Casablanca o da Istanbul, che è il secondo aereo, diciamo, che io prendo regolarmente, dove cambia il pubblico, non è più europeo, c'è una metà di locali, qualche consigliere militare russo e qualche sparuto consigliere militare non occidentale, lì dove ancora resistono i rapporti, o le missioni bilaterali, penso all'Italia e Niger, cose del genere, commerciante turco, saudita o rappresentante, e il resto dell'aereo è riempito da ingegneri cinesi che arrivano lì, hanno un rapporto con la diaspora come fosse un pezzo di Cina, non sono espatriati, sono un pezzo di Cina che segue le proprie leggi, non si impiccia, compra, presta soldi, affitta, e soprattutto compra le terre rare, perché in Africa si giocano tantissime partite strategiche, fra cui quella terre rare che producono i semiconduttori, di cui ci sono 3 grandi giacimenti al mondo, una negli Stati Uniti, una in Cina e il terzo in Africa dell'Est, verso i grandi laghi, e quindi è chiaro che chi si accaparra quello poi avrà l'egemonia. Quindi diciamo un panorama molto complesso nel quale paradossalmente, se mi posso permettere, il problema non è la competizione con la Russia, ma è la competizione con la Cina nel lungo periodo, perché quella della Russia funzionerà fino a un certo punto, ma comunque essendo per quanto riguarda la lotta al jihadismo, che è quello su cui intervengono, e la sicurezza, essendo controproducente, perché come abbiamo visto i metodi in Ucraina non è che cambiano in Mali, adesso non mi voglio spendere poi su, ma insomma suscitano più problemi di quanto ne risolvano, ammesso che li vogliono risolvere, questo è tutto da vedere. E non è quella la soluzione, quello è semplicemente il sintomo della crisi. Ecco, noi a questo punto, e mi avvio a concludere, abbiamo giustamente capito che da soli la Francia per prima, dopo tempo devo dire, sempre nell'ottica di verità e di franchezza, utile franchezza che la Presidente Craxi ci ha invitato tutti a osservare, dopo molto tempo, forse in ritardo, ha capito, non basta più l'autonomia strategica dei singoli paesi, seppur con i loro forti rapporti coloniali, proprio perché questo rapporto si è logorato.
Ora, paradossalmente non si è logorato quello nostro in Libia, ma semplicemente perché è vissuto in maniera molto diversa. Diciamo, dal punto di vista del potere, inefficace. Ecco, è un soft power. Cosa che probabilmente i francesi hanno cominciato a capire essere utile sia per fare massa critica, per risolvere e intervenire, e sia per mantenere una porta aperta con l'Unione Europea e con gli altri paesi europei in un'ottica di partnership, sia come modo per cambiare marcia rispetto a un rapporto fra hard power che non funzionava più e che cominciava a essere controproducente. Quindi da questo punto di vista la Francia può essere molto utile all'Italia, che non ce la fa da sola avendo poco hard power in Libia, ma può avvantaggiarsi moltissimo del rapporto con un soft power insostituibile, sempre più necessario nel resto dei paesi della regione, con l'Italia. Ecco, un po' la vedo così, essendo la regione molto molto interdipendente, soprattutto nei traffici, nelle dimensioni informali e nelle dimensioni illegali, che poi costituiscono poi il problema questo. Mi permetto un ultimo appunto. Tanto più, secondo me, questo è vero, di questa necessità di fare massa critica, anche perché poi anche il Sahel può costituire, o comunque costituirà, un tassello del più ampio, diciamo, dopo guerra ucraino. Lo può costituire perché nella guerra c'è sempre il pericolo che la Russia, sotto pressione per mancanza di risultati, abbia la tentazione di allargare il raggio della provocazione, aprire altri teatri, cosa che ha fatto con Siria, in Siria è intervenuta, secondo me, per lanciare un segnale sulla crisi ucraina che si era aperta nel 2014. Nel 2015 interviene in Siria, non tanto per tutelare tanti interessi, ma per mettere un chip e riempire un vuoto. Lo stessa cosa ha fatto nel Sahel. Quindi è possibile che il Sahel possa costituire un prossimo teatro dove magari una piccola provocazione, lanciare segnali più o meno coperti. E lo stesso vale, quindi, diciamo, non solo direttamente, ma anche per il dopo, esattamente per questa presenza, è necessariamente parte di un ragionamento strategico del dopoguerra ucraino. Quindi bene il Trattato del Quirinale, se posso lanciare una provocazione da esperto, non entro nelle politiche che non mi competono, di cui non ho nessuna domestichezza, se possibile lo europeizzerei, ecco, perché l'Europa da sola rischia di non farcela, da sola, figuriamoci Italia e Francia, e per poi guardare all'altra parte dell'Atlantico e dire agli americani, sempre in linguaggio di chiarezza e di franchezza: guardate che fate un errore strategico a ritirarvi. AFRICOM sta diminuendo gli effettivi, ora Biden vuole tornare in Somalia, giustamente, ma con una presenza, cioè, ma senza un rapporto transatlantico cooperativo che investa sul soft power, quella regione è destinata a creare grandi problemi nel futuro. Quindi io penso che il Trattato Quirinale è un primo e non sufficiente, preziosissimo tassello. Vi ringrazio. Nicolucci, proprio quest'ultimo appunto e anche, insomma, riflessione, quello del riempire vuoti, ma anche l'alleanza e le relazioni con l'altra parte dell'Atlantico sono di fatto centrali. Noi abbiamo visto che molto spesso si dice, anche se non è poi così netto il contesto politico, che negli ultimi tempi gli Stati Uniti si siano di fatto ritirati, tra virgolette, dalla regione, dal Medio Oriente e Nord Africa. E questo ritiro, più lo chiamerei più forse disimpegno, e diciamo ha creato dei vuoti, e sia sotto il punto di vista delle alleanze europee e appunto americane storiche negli anni passati, ma anche hanno diciamo in un certo senso favorito l'emergere e di attori regionali, di attori per esempio soprattutto i paesi del Golfo e internazionali. E se guardiamo al Nord Africa ad esempio, vediamo che in paesi come la Libia un grande ruolo probabilmente centrale e determinante lo hanno giocato sia appunto la Russia, soprattutto a partire diciamo in tempi recenti dal 2019, durante l'avanzata del generale Khalifa Haftar verso Tripoli, o
e dall'altra parte, proprio in Libia, dalla parte ovest, il ruolo della Turchia, con un'Europa che di fatto era un po' restava frastornata, non riusciva a avere una visione comune. È stato ricordato un po' le frizioni e le differenze di vedute tra Francia e Italia proprio negli ultimi anni, anche se appunto anche con poi la ricomposizione un po' del blocco regionale ha di fatto anche alleviato di fatto anche le posizioni divergenti. Naturalmente il Nord Africa occupa un'area, come abbiamo detto, strategica. Pensa ad esempio anche a paesi cui soprattutto nel dibattito italiano si parla poco, no? Penso all'Algeria, penso al Marocco e naturalmente anche in questo periodo soprattutto di forti cambiamenti alla Tunisia, nonostante fossero partner strategici sotto molti punti di vista. E voglio lasciare la parola al collega di cui insomma mi arrego la cosa di dargli del tu se non si offende. Grazie Mattia. Alberto, che è amico e collega e ci conosciamo molto tempo, di cui appunto ci parlerà un po' di più un approfondimento sui paesi del Nord Africa. Prego Umberto. Grazie, mi puoi dare tranquillamente del tu. Quello che cercherò di fare nei prossimi 10 minuti, ecco, è quello di fare una panoramica della situazione nel Nord Africa. Come dicevi tu prima, è una regione complessa, ogni paese ha le sue peculiarità, certamente, ma dobbiamo comunque cercare di trovare dei trend comuni, ecco, per cercare di spiegare come siamo arrivati a questa situazione fluida, sostanzialmente fluida nel Mediterraneo, in particolare nel Maghreb, ecco, credo che dobbiamo fare un passo indietro e penso che oggi noi probabilmente stiamo pagando a caro prezzo alcune delle scelte strategiche che sono state fatte dalla amministrazione americana di Donald Trump nel periodo finale appunto del suo incarico. Ecco, la principale probabilmente è quella di aver inaugurato una stagione, come si potrebbe definire, di politica di potenza nella regione, in particolare in Libia. Ecco, basta fare riferimento alla famosa telefonata tra il consigliere per la sicurezza nazionale Bolton e Haftar, in cui veniva incoraggiato il maresciallo di fare in fretta, ecco, per la sua offensiva a Tripoli nell'aprile del 2019, che ha inaugurato la terza fase della guerra civile in Libia, dopo la prima del 2011 e lo scontro tra l'operazione Dignità e Alba della Libia nel 2014. Ecco. Questo ha consentito l'ingresso di, come dicevano i precedenti speaker, di attori regionali da una parte e dall'altra. Quindi si è creata questa competizione tra blocchi che continua, secondo me, a essere uno dei principali leitmotiv della geopolitica della regione. Ecco. In questo caso occorre anche fare riferimento appunto all'intervento turco, che è stato sicuramente basato su un principio di revisionismo, senza dare giudizi di valore, però anche le dottrine che sono state elaborate ad Ankara, come per esempio la dottrina della Mavi Matan, del Blue Homeland, fanno riferimento a un tentativo di uscire dall'isolamento e cercare di modificare la geopolitica della regione. Quindi l'intervento in Libia si iscrive anche in questa linea di condotta. Un'altra scelta strategica dell'amministrazione americana è stata sicuramente quella degli accordi di Abramo e hanno avuto delle conseguenze sicuramente positive per la regione, hanno inaugurato specialmente nel Golfo una stagione di distensione, di riconciliazione, però non bisogna dimenticare anche gli effetti negativi e l'inclusione del Marocco in questi accordi ha portato successivamente a un progressivo scongelamento di questo conflitto congelato, di questo frozen conflict nel Sahara occidentale. E qui occorre ricordare per esempio come il ruolo degli attori del Golfo è stato strumentale. Basta fare riferimento all'apertura del consolato degli Emirati Arabi Uniti alla UN, nel Sahara occidentale, prima della decisione del Polisario
di annunciare la fine del cessato il fuoco. Ecco. Passando poi successivamente all'inaugurazione del nuovo presidente americano Biden, abbiamo notato una graduale distensione regionale, probabilmente per studiare appunto quale sarà stato l'approccio della nuova amministrazione americana. E qui abbiamo una serie di vertici come quello di Allula per la riconciliazione del Golfo, ma anche quello, il ruolo della Turchia, appunto, che continua a essere centrale, come faceva riferimento prima l'ambasciatore Conte. Ecco, questo rapprochement con l'Egitto, che ha avuto degli effetti benefici sicuramente in Libia, ma anche con importanti attori regionali come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, fanno pensare a un graduale superamento delle tensioni nella regione rispetto al periodo 2019-2020. Ecco. Quello che è cambiato nell'approccio americano è probabilmente un'insistenza sulla competizione strategica, quella che Trump chiamava la Renewed Great Power Competition, che potrebbe essere sicuramente interpretata come una profezia che si autoavvera, visto quello che è successo in Ucraina. Intendiamoci, poi la responsabilità, a mio avviso, resta principalmente sull'invasione e sull'aggressione russa, nessun misunderstanding su questo. Ecco. Però nella regione questo ha avuto un effetto dirompente, perché ci fa vedere due trend contrapposti. Ecco. Il primo è quello di una competizione tra la Russia e l'Occidente in generale, a cui molti paesi del Nord Africa hanno dato una risposta rifacendosi al movimento dei non allineati, e in questo caso il ruolo dell'Algeria, per esempio, e le risposte che sono venute anche in sede di votazione presso l'Assemblea Generale dell'ONU sono abbastanza evidenti. Ecco, c'è uno spettro di Bandung che aleggia lungo il Nord Africa, e in questa maniera, ecco, i diversi paesi della regione cercano di sottrarsi a questo gioco a somma zero tra l'Occidente da una parte e la Russia dall'altra. Quello che rimane, a mio avviso, è questo scontro tra blocchi regionali, che è quello del fronte della normalizzazione, cioè dei paesi che a seguito degli accordi di Abramo hanno deciso di normalizzare i rapporti con Israele, è un altro fronte che è invece quello del contrario alla normalizzazione. E in questo caso anche i segnali che vengono dal Nord Africa, come per esempio in Algeria, dove sono state presentate delle proposte parlamentari per impedire qualsiasi riavvicinamento a Israele. Uno stesso passo è stato avviato in Iraq, credo, nelle settimane scorse. Ecco. Però questo impedisce una riconciliazione nel Maghreb, che continua a essere caratterizzato dalla presenza di due conflitti congelati, di due frozen conflict. Il primo è quello della Libia. Ne abbiamo parlato al singolare in questo seminario, però potremmo anche utilizzare il plurale, invece di parlare di Libia, ecco, potremmo parlare di Libia, perché in questo momento ci stiamo avvicinando sempre di più a una possibile partizione del paese. Si è ricreata questa polarizzazione politica con la presenza di due governi contrapposti, la presenza della Russia tramite i suoi local proxies come la Wagner solleva numerose preoccupazioni in Europa, soprattutto visto la necessità di diversificare appunto le forniture energetiche. Ecco, ci terrei a precisare che il ruolo della Wagner, ecco, è passato da quello di essere un moltiplicatore di forza per Haftar a essere quello di un potenziale spoiler, il riavvio del blocco delle esportazioni petrolifere è un segnale indicativo, anche perché ci stanno dei collegamenti, non so se avremo tempo di analizzarli poi più tardi in una seconda sessione, che fanno riferimento appunto al ruolo giocato dalla Wagner. Il secondo invece, appunto, quello a cui facevo riferimento prima, quello del Sahara occidentale, in cui non si vedono per il momento spiragli di un'eventuale riconciliazione, e ha esso stesso creato problemi alle forniture energetiche in Europa. Ricordiamo la chiusura da parte dell'Algeria del gasdotto Maghreb Europe,
nell'ottobre del 2021, a seguito della riacutizzarsi delle tensioni diplomatiche con il Marocco. Ecco. Un terzo possibile hotspot potrebbe essere la Tunisia, dove la situazione continua a essere molto 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 grave. Ecco, la crisi politico-istituzionale a cui si faceva riferimento prima potrebbe trovare una soluzione se si supera questo approccio che Nicolucci prima citava, appunto quello dell'uomo forte che risolve i problemi e cerca di ridurre la complessità a un sistema binario molto più semplice da comprendere. Ecco, l'approccio preso dal presidente Sayed in questo caso è abbastanza controproducente, riassumibile, visto il tema della conferenza, in l'état c'est moi, e anche l'avviso recente del Consiglio europeo riguardo il referendum incluso nella roadmap presidenziale è abbastanza corrosivo, perché potrebbe risultare in sostanza in una specie di plebiscito nei confronti di Sayed. Ecco, la polarizzazione degli anni passati tra islamisti da una parte e forze secolari dall'altra in Tunisia ha lasciato spazio a questa polarizzazione politica tra il fronte pro-Sayed e il fronte anti-Sayed. E questo potrebbe provocare dei grossi problemi politici, ma soprattutto aggravati dalla situazione economica che non trova per il momento soluzione in Tunisia. Grazie. Per le riflessioni, proprio ad esempio il ruolo della Tunisia, giusto così per avere una chiusura, era interessante questo incrocio che c'era. Il dottor Nicolucci diceva del populismo africano, no? Beh, in un certo senso anche in Tunisia, guardando anche Sayed, che era un outsider insieme anche al suo rivale Nabil Karoui, ad esempio, è di fatto considerato una sorta di populista. Più di qualcuno, in alcuni media tunisini lo descriveva come il Beppe Grillo tunisino, ora senza fare alcuni paragoni, però appunto per far capire come emerga poi invece, dopo anche un periodo abbastanza difficile, che era quello della transizione politica tunisina, si è riversato in questo risultato in un certo senso, che appunto ha varato per l'uomo forte al comando, ma anche questo populismo, diciamo. Sì, come poi lo conosciamo anche noi in un certo senso. Prego. Scusi, perché è un paese che conosco sufficientemente bene. Allora, io credo che quello che sta succedendo, questo impasse, che poi non è un impasse perché è stata fatta una roadmap per uscire da questa crisi istituzionale, nasca anche in Tunisia da influenze esterne importanti che hanno tentato di in qualche modo influenzare il sistema politico tunisino, nonché di qualche modo bloccare il paese. Cioè, non si può far finta che Nada non fosse abbondantemente sostenuta, quando anche finanziata, dai fratelli musulmani, da paesi esterni alla vicenda tunisina. Dopodiché, scusi Sam, ma adesso vorrei dire che il sistema parlamentare sta mostrando le corde persino da noi, che un paese, diciamo, che esce da una dittatura, seppur illuminata, io penso che anche sul ruolo e la gestione di Ben Ali bisognerà che la storia un po' rifletta, ma insomma, passare da un sistema di quel genere a un sistema puramente parlamentare, evidentemente delle difficoltà nella società l'ha mostrato, perché guardi adesso il plebiscito, il voto che ha premiato Sayed del ben 70% dell'elettorato, in gran parte di giovani. Però io parlo con quel paese, parlo con la classe media, parlo con la piccola, con l'impresa, parlo con... Insomma, in realtà lui fa un'azione, tra l'altro prevista anche dalla Costituzione tunisina, che è a favore della gran parte di quella classe media, di quella, diciamo, società civile che in qualche modo ha dato l'impronta a quel paese. Quindi, sinceramente, addirittura vedo dei think tank che lo hanno letto come un colpo di Stato. Io non penso che si tratta di una cosa del genere, e ripeto,
è un percorso che lui ha molto concordato con la società civile tunisina, che da tanti anni regge quel paese. E Presidente, no, in realtà naturalmente la transizione che è andata poi avanti in Tunisia, di fatto, se noi guardiamo come è stato descritto anche il paese, come il successo di quell'ondata di mobilitazioni popolari, che effettivamente è stato in un certo senso, poiché proprio però quel consenso, qualcuno lo definiva, qualche ricercatore accademico lo definiva come una twin tolerance, cioè una tolleranza reciproca proprio su quelle forze politiche che in altri contesti si erano mostrate molto polarizzate, no? Penso ad esempio e alla componente islamista e alla componente poi laica. La Tunisia in realtà era stata proprio in grado di combinare le due cose, al di là poi della valutazione oggettiva e dell'azione politica di queste. Scusi, dopodiché noi europei siamo stati, se mi perdoni il termine, un po' stitici a sostenere quel processo democratico. Sono intervenuti altri paesi, appunto, magari mettendo soldi nel sistema che era già fragile. A un certo punto c'è stata una reazione, ma se noi vogliamo sostenere un processo democratico in quel paese, allora dobbiamo sostenerlo sul serio. Perché fino adesso l'abbiamo sostenuto con grandi pacche sulle spalle, insomma, loro hanno in questo momento un grossissimo problema, è un disagio sociale altissimo dovuto anche naturalmente a quello che sta succedendo alle porte dell'Europa e quindi la crisi alimentare. Non hanno i benefici della crisi energetica perché non hanno risorse energetiche, come sappiamo, se non solo un po' di gas. Quindi a Tunisia noi ci dobbiamo porre grandemente, noi e la Francia, il tema di sostenerla, perché, ripeto, la situazione, il disagio sociale può fare scoppiare un'instabilità vera questa volta. Ecco, proprio su questa ultima riflessione chiederei proprio ai nostri relatori e relatrici, rispetto ai trattati del Quirinale, che comunque sono stati un processo insomma, abbastanza lungo e complesso, e anche alla luce degli ultimi risvolti, come si possono in realtà poi tradurre in azioni un po' più concrete rispetto alla regione? Non so a chi vorrei lasciare, so a chi vuole prendere parola, ma inizierei da dottor Conte. Prego. Guardi, grazie. Ora, azioni, insomma, chiaramente nel mondo della diplomazia o della politica estera, il ventaglio di opzioni è al tempo stesso ampio e ristretto. Per essere specifici e restare alla Tunisia, che è un paese, come diceva il presidente Craxi, la presidente Craxi, che ci interessa e ci preoccupa non poco, soprattutto dal punto di vista del quadro economico e finanziario, perché abbiamo parlato delle condizioni politiche, le finanze tunisine sono prossime al dissesto e quindi di questo dobbiamo tener conto e dobbiamo fare molta attenzione per evitare poi che ci siano ripercussioni appunto sociali che diventerebbero anche politiche e alle quali, lo dicevo prima, l'Italia è direttamente esposta. Noi con la Francia siamo molto attivi appunto utilizzando i canali della diplomazia per sensibilizzare le autorità tunisine, che non sono le più facili, le più recettive, ma non per questo non dobbiamo risparmiare gli sforzi, che anzi dobbiamo intensificare affinché appunto questa roadmap venga portata a compimento senza deragliamenti. Al tempo stesso cerchiamo anche di collaborare molto strettamente con i partner del G7, e il G7 ha un ruolo importante perché, come sapete, comprende anche gli Stati Uniti e il Giappone, e quindi azionisti di riferimento del Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale è impegnato in trattative con il governo tunisino per l'erogazione di aiuti di emergenza
che sarebbero una boccata d'ossigeno preziosa, vista le condizioni delle finanze tunisine. Come dicevo, è un'azione discreta quella che svolgiamo, che non può essere condotta alla luce dei riflettori, ma appunto, come credo che anche i qualificati partecipanti, anche come spettatori a questo dibattito, sappiano, sono queste le azioni che possono essere efficaci, perché sarebbe molto facile conquistarsi dei titoli di giornale con azioni declamatorie che però poi servirebbero a poco. Quindi siamo molto impegnati, siamo molto preoccupati, tanto più impegnati in quanto siamo preoccupati per il futuro della Tunisia. Non so se altre... Non so se posso aggiungere una cosa che va incontro anche allo spirito, anche se non alla lettera, di ciò che diceva la Presidente e anche l'Ambasciatore Conte, ma credo un po' di tutti. Non so se vi ricordate, tempo fa c'è stata... cioè, sul fatto che queste cose poi, come per la guerra in Ucraina, hanno un costo diretto anche su noi cittadini. Mi ricordo l'olio tunisino. Quando si entra in una proposta di quanto costa la solidarietà, poi essere fattivi quando bisogna essere, e lo si può essere anche da cittadini, non sono solo le strutture del governo a poterlo essere. Quando si entra in un supermercato e si va a comprare l'olio, ci sono due tipi di oli, diciamo, industriali. Uno che dice, e questo lo dico per i nostri ascoltatori ovviamente, uno che dice prodotto con olive solo italiane, che costa, diciamo, in circa 10 euro un litro o 11, non meno, e l'altro dice fatto con olive dell'Unione Europea, che sono le olive anche tunisine che vengono poi esportate per il mercato comune e mischiate alle altre olive. Olive peraltro buonissime. Beh, insomma, io mi ricordo, fanno un olio pari se non superiore a quello italiano, anche perché lì c'è la cultura dell'olivo secolare, eccetera, eccetera, come da noi. Perché il Mediterraneo è un ambiente, come diceva giustamente il compianto De Michelis, che meriterebbe una dimensione comune. C'è una cucina comune, eccetera, eccetera. Insomma, ci fu qualcuno in Italia, esattamente come per l'aiuto alle armi all'Ucraina o per la solidarietà fattiva, il costo del gas in bolletta, che cominciò a fare polemica sul fatto che non era olio italiano. E questo creò dei problemi ai tunisini, alle esportazioni. Quindi sta anche a noi cittadini un po' rendersi conto delle interdipendenze e aiutare i paesi lì dove possono essere aiutati se lo meritano, perché quell'olio è buono. Ecco, e ci possono essere altri campi. Scusate se mi sono permesso una cosa un po' non esperto da cittadino, ma insomma è per far capire, poi le cose di cui discutiamo sono anche molto molto concrete. Ecco. Lucci. Non so se l'ambasciatore Dang o Umberto Profazio vogliono fare il loro intervento. Lascio la precedenza a ambasciatore Dang. Prego, prego. No, la prego. Comunque penso che Alfredo Conte ha già detto tutto su questo soggetto, quindi lascio la parola. Ok, Mattia, se per te va bene posso aggiungere un paio di punti? Sì, sì. Sì, allora, per quanto riguarda la situazione generale, anche qualche precisazione poi sulla questione in Tunisia, ecco. Credo che le premesse che abbiamo fatto in questa conferenza siano tutte abbastanza genuine e giuste. Abbiamo parlato della necessità di allontanarci da quell'ottica securitaria che molto spesso ha guidato la nostra politica estera in questi paesi. Quindi priorità al terrorismo, flussi migratori, e forniture energetiche,
E mi dispiace dire che molto spesso poi ricadiamo nella trappola, perché anche in questo caso, con gli accordi che abbiamo fatto con l'Algeria, o col trattativo di diversificare le forniture energetiche dalla Russia, ecco, non ci rendiamo conto che molto spesso possono andare anche non possono andare incontro alle esigenze della popolazione. Ecco. Un punto sull'Algeria, per esempio, la capacità massima di produzione di gas in questo paese probabilmente non può aumentare più di tanto, a meno che non si ricorra alla fratturazione idraulica, al fracking americano, su cui diverse compagnie americane hanno già messo gli occhi. Ecco. Questo già in passato, nel 2014, aveva portato la popolazione locale a esprimere il proprio rigetto, le proprie proteste, per motivi ambientali, quindi inquinamento delle falde acquifere e quant'altro, che poi rientrano anche nelle nostre priorità per l'agenda climatica verso il 2030. Ecco. Quindi il paradosso dell'approccio occidentale spesso si può riassumere anche in questi piccoli passi. Ecco. Anche per quanto riguarda la Tunisia, credo che molto spesso ci nascondiamo dietro questa parola, questo feticcio della stabilità, perché siamo preoccupati di quello che potrebbe succedere in Tunisia da qui a qualche settimana o a qualche mese, specialmente con un'ottica riguardo i flussi migratori. Ma fin quando non viene instaurato un processo democratico serio e credibile, e anche in questo caso mi dispiace dire che i passi intrapresi dalla presidenza tunisina, anche per quanto riguarda il dialogo, ecco, non sono stati alquanto inclusivi. Il dialogo nazionale tiene conto solamente di alcuni attori che non hanno, hanno supportato il processo avviato da Saied dal 25 luglio scorso, ma causano anche le proteste di importanti attori locali. E in questo caso l'annuncio fatto dal sindacato, dall'UGTT, di uno sciopero nel mese prossimo già preannuncia una stagione calda per la Tunisia nei mesi a venire. Ecco, penso che l'Occidente e l'Europa in generale abbiano la responsabilità di aiutare la Tunisia a riavviare il suo processo democratico, pena appunto il ritorno dell'uomo forte come soluzione a tutti i problemi. Certo, e per chiudere, in realtà questa la strategia appunto a breve termine, no? Molte volte appunto con Umberto soprattutto ci siamo confrontati molte volte su determinati temi, la sicurezza, la lotta al terrorismo e soprattutto il mantra della stabilità, che molto spesso insomma si tende a concepire come appunto l'ordine e la sicurezza all'interno di determinati paesi, quando poi appunto poi la storia recente un po' ha insegnato a tutti, ai paesi della regione soprattutto, ma poi anche di riflesso, visto gli interessi comuni anche all'Europa, che appunto molto spesso l'uomo forte al comando non ha dato poi questa stabilità, seppur sotto mezzi più o meno legali e anzi repressivi verso determinate fasce della popolazione. Si menzionavano prima i giovani, anche appunto una regione prettamente giovane, no? Pensiamo all'Egitto che adesso per esempio ha superato adesso da alcuni anni già superato i 102 milioni di abitanti, con una grande porzione di giovani. Pensiamo ai territori palestinesi, alla Siria, insomma una regione molto giovane che deve appunto essere ben inclusiva soprattutto nei processi politici e soprattutto per quello che poi ci ha insegnato la storia recente. E noi diciamo abbiamo concluso qui, ringrazio di nuovo tutti e tutte le partecipanti per questo animato dibattito. Di fatto per la sua complessità probabilmente dovremmo dedicare un giorno per paese, e anche per comprendere meglio la complessità e le diversità dei paesi. Appunto il Medio Oriente e Nord Africa non è un blocco monolitico, no?
non sono tutti uguali solo perché sono musulmani o parlano tutti l'arabo, anche se poi vediamo il Sahel che non parlano l'arabo. Però mi chiedo perché, scusi, è la Turchia che è governata da un uomo forte, un attore internazionale, mentre invece la Tunisia, se dovesse essere governata da un uomo forte, è un paese stabile. Questo un po' mi sfugge. Va bene. Certo, perché è povera, Presidente. Io devo scappare. Grazie mille. Ok, insomma, ringraziandovi di nuovo, mi auguro che ci siano altre occasioni di confronto. Ecco, probabilmente focalizzate per ogni paese per comprendere meglio la situazione, probabilmente per analizzare più in profondità le dinamiche sociopolitiche e i rapporti internazionali. Grazie ancora, grazie alla Presidente Craxi, Alfredo Conte, Rafael Dang, il dottor Fabio Nicolucci e Umberto Profazio. Grazie e buon pranzo. Grazie a voi.